È lungo il tentativo di lob della Sibulkova, deve fare molta attenzione quando opta per la palla corta. Si scompone nell'esecuzione di questo dritto con il solito baricentro basso. Anzi, numero 3 di questo torneo, eliminata all'esordio dalla Vesnina. Si rende immediatamente conto di aver giocato erroneamente questa smorzata, quasi a uscire dallo scambio. 30-15. Non chiude lo smash il passante vincente della Sibulkova, 40-30. Non particolarmente decisa sullo smash Agnieszka, che aveva giocato un attacco meraviglioso per fluidità e timing. Un po' prevedibile, Sibulkova era già pronta, immaginava che avrebbe giocato lo smash dalla parte del suo rovescio. Che risposta! Bravissima la Sibulkova, sin dalla risposta a tenere alta la pressione sul rovescio della Radvanska. Non passa questo tentativo di difesa con il dritto da parte della Sibulkova, che trascina i vantaggi la Radvanska senza però procurarsi palle break. 2-1 per la numero 1 del ceiling. Fuori giri con il dritto Sibulkova, che prova a cambiare lato ma costretta a fare i conti con la difesa profonda della Radvanska. Riga. Largo il dritto a sventaglio della Sibulkova, che pure è riuscita a superare la fase più delicata di questo scambio nel momento poi di incidere. Con la Radvanska che si apre il campo su questa difesa, costringe la Sibulkova a prendersi un rischio. Nasconde fino all'ultimo la sua scelta, ma alla fine sbaglia la palla corta. Grande occasione non sfruttata, ci stava perché era riuscita a tenere lontana la sua avversaria. Sarebbe stato complicato per la Sibulkova raggiungere questa palla corta. Tutta la delusione. Che seconda giocato. Bravissima. Si apre il campo dopo aver buttato fuori dal rettangolo di gioco la sua avversaria. Annulla anche questa palla break. Controtendenza la Sibulkova in questo set. Magnifica.
questo volley in allungo, numero da parte della Radvanska. L'attacco non era perfetto, ma con quale classe ha gestito questo passante in cross giocato dalla Sivulkova. Colpo in più, ma non sbaglia Dominika Sivulkova, vince un game pesantissimo, recuperando da 15-40 tutto il cuore della Slovacca. Due giochi pari, sono stati 7 game ai vantaggi in questo match, 4 li ha vinti proprio Dominika Sivulkova, facendole perdere campo con più soluzioni in questo momento. E infatti arriva un punto diretto con il servizio, il secondo ace di questo set, a 15 tiene la battuta Agnieszka Radwańska. 3-2 in un set in cui non ci sono stati break per il momento, una Sivulkova che in precedenza ha rischiato. Buona, 30-0. Brutto errore ancora una volta da parte della Radwańska, finta la soluzione smorzata, opta per il back profondo. Prova a essere aggressiva in risposta, ma è largamente imprecisa. 3 pari. Quarto di finale tra Ioana Konta ed Ekaterina Makarova. Si affida a Loba, ma poi sbaglia il rovescio successivo, il secondo lungolinea di rovescio che sbaglia. Finta la soluzione lungolinea, opta per il cross ma sbaglia. 30 pari. 30 all. Ottima accelerazione con il dritto, sempre con i piedi dentro al campo. Finalmente aggressiva anche con il dritto Agnieszka Radwańska. Sicuro una seconda opportunità per il 4-3. Fine vola via questo lob, si resta in questo settimo game del terzo set. Deviazione del nastro che sicuramente ha aiutato la Sivulkova, costretta, vedete qui la Radwańska, ad inventarsi questo back difensivo che rimane piuttosto corto. Fantastico, dritto in sede vincente, arriva il pome. Mamma mia,
bruttissimo errore, vanifica la difesa precedente. Agnieszka Advanska con questo cambio in lungo linea sembra un po' ferma con i piedi in questa fase. Agnieszka Advanska, stanno mancando i punti diretti con il servizio. L'errore di dritto e allora il pome ancora più forte della numero 21 al mondo che adesso sogna le semifinali qui a Eastbourne, avanti per la prima volta nel set 4-3, si Sibulkova 6-1-6-3 per la Pliskova sulla Vesnina. Riga, ancora una volta splendida la volina a lungo con il rovescio. È una Advanska che è sotto nel punteggio adesso. Stoccarda non raggiunge una semifinale proprio dal torneo tedesco, dunque da un paio di mesi. Meravigliosa rasoiata lungo linea con il back di rovescio giocato da Sibulkova, 30-15, e poi mostra il pugno alla sua avversaria. 30-15. Gran difesa da parte della Sibulkova. E allora ha provato a fare qualcosa di diverso, ha provato a essere maggiormente offensiva, niente da fare, tiene a 15 servizi Sibulkova, si avvicina alle semifinali, 5-3. Zero 30, a due punti dal match Dominika Sibulkova. Straordinario passante della Sibulkova e poi si procura il match point, 30-40. Davvero in forma strepitosa Dominika, rischia di battere per la seconda volta in poco più di un mese la Radvanska. Aperto per la Sibulkova e non sbaglia il dritto a chiudere il pome finale dopo 3 ore e 5 minuti. Scatenata Dominika Sibulkova, accede alle semifinali del torneo di Eastbourne per la prima volta in carriera, elimina la testa di serie numero 1, festeggia il ritorno tra i primi 20 al mondo, batte Agnieszka Advanska con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3. Dominika Sibulkova.